L'astinenza da vittorie del Fiorenzuola prosegue, questa volta è il Castelfranco a banchettare al comunale al cospetto dei Valdardesi che, con un girone di ritorno con il freno a mano tirato, hanno dilapidato l'enorme tesoro racimolato in un girone d'andata da applausi. Con i modenesi si intuisce sin da subito che non sarà un pomeriggio semplice e che soprattutto si tratterà di fare i conti con uno Sciapi in gran giornata. La stoccata dell'attaccante, ribattuta da Comune, apre la contesa. Dall'altra parte Mantelli si affida alla coppiata Franchi Picco, ma non sarà affatto una domenica di gran vena per i due gemelli del gol rossoneri. Scattano tutti gli allarmi a metà ripresa quando Martina innesta il turbo a destra prima di fornire al solito Sciapi un pallone al bacio. Il centravanti grazia Comune con una conclusione alle stelle. Identico destino attende Piccolo dalla parte opposta dopo l'assist di Dionisio, mentre Masseroni non trova la porta dopo un'azione tambureggiante dei Valdardesi che paiono essersi scrollati di dosso il torpore iniziale. Sgorgano dai piedi di Sessi le occasioni migliori per il Fiorenzuola nel primo tempo, sulle quali però è Luca Franchi ad esibirsi allo sparo. Soltanto al terzo tentativo è richiesto l'intervento di Gibertini, che toglie il pallone dal 7. Ad inizio ripresa però ecco nuovi scricchioli sinistri nella retroguardia piacentina. Prima Ferrara arriva tu per tu con Comune, dopodiché è il direttore di gara a vedere una trattenuta in area di Di Dionisio ai danni di Girelli. Dal dischetto Sciapi non perdona. La reazione di Piva e compagni è tutta nel diagonale di Piccolo, ma al 18esimo ecco Sciapi in versione slalomista nell'immobile retroguardia rossonera. È il gol del 2-0. Lo stesso Sciapi poco dopo rischia il tris, prima che i piacentini diano avvio alla controffensiva che, seppur tardiva, porta frutti già al 22esimo. Dopo la traversa di Vaccari, Sessi è steso in area e proprio il centrocampista trova il gol del 2-1, interrompendo così l'incredibile serie di errori dal dischetto, una costante nel corso del torneo. Un gol che non basterà ad evitare la sconfitta. Il forcing conclusivo produce alcuni pericoli in area ospite, ma soltanto ad un passo dal triplice fischio il Fiorenzuola sfiora il 2-2 con Piccolo. Gibertini respinge e certifica la crisi dell'11 di Mantelli, chiamato a ritrovarsi in fretta per evitare brutte sorprese in un finale di stagione che si preannuncia assai delicato.